di Lier Braga. Oggi finalmente è arrivato il grande giorno per riprendere la nostra vita sociale. Anche se dobbiamo mantenere le distanze, questa non ci impedisce di partire con grinta. Il video di oggi è come mi vesto per un compleanno. Ho avuto questa idea del video ricevendo la richiesta di una mia cliente. Lei deve andare al compleanno di sua amica a giugno. Ha richiesto un look per attirare l'attenzione, ma non troppo. Ho pensato di realizzare un top in paillette color fucsia. Evidenzia il suo carattere, ma non esalta troppo. Come la mascherina è obbligatoria, farei una per abbinare al top. E adesso iniziamo a creare il top. Abbiamo preparato il cartamodello base, parte da dietro, parte davanti e la manica. Il nostro top sarà con monospalla e la manica ampia sopra. Poi abbiamo preparato il filo per cucire, sarà con la lampo laterale, la stofa, forbici, nastro centimetro, lo scotch e le righe. Tracciare una retta sulla carta velina sarà come il punto di riferimento. Iniziamo con la parte da dietro e incollare con lo scotch. La parte davanti lo dobbiamo girare per avere sempre il centro. Piegare il foglio sulla linea di riferimento. E riportare il cartamodello con i cuni tutto sul foglio. Riaprire. In questo caso abbiamo ottenuto corpino da dietro, corpino davanti, tutto intero. Adesso dobbiamo tagliare. Riportare tutte le linee sul foglio intero. Il cartamodello di prima si toglie e si mette a parte perché servirà per un altro cartamodello. Questa è la parte davanti. E adesso la parte da dietro. Iniziamo a modellare la parte davanti. Per prima chiudiamo i cuni del seno. Possono chiudere direttamente così, se no possiamo tagliare per prima questa parte. Chiudere. Poi riaprire di qua.
dalla ripresa e chiudere. Le riprese le dobbiamo, è meglio di togliere tutto, perché sarà più facile per disegnare. Giro manica, dobbiamo modellare a 1,5 cm. E tracciare la linea fino solo in questo punto qua, non più giù. Modellare solo sulla parte sinistra, la manica sarà sulla sinistra. È facilissimo di modellare con l'aiuto della squadrelle, che ha il segno qua, questo rosso. Dobbiamo fare la scollatura a monospalla. Si appoggia il segno di questo punto e deve attraversare di sopra giro manica e di arrivare a spalla di 6 cm. Mettiamo un punto. Questa parte dobbiamo mettere un pezzettino di carta. Meno dobbiamo fare, sì, di arrivare a questo punto. Lo scolo lo vorrei approfondire. Questa non ci serve più. Così abbiamo ottenuto la parte davanti. Adesso, per non fare degli errori, si prende la parte davanti, si appoggia con la parte da dietro. Comunque dobbiamo scrivere sul cartamodello, questo è il dritto e questo è il dritto, per non sbagliare. Appoggiare, dobbiamo lasciare giro manica 1,5 cm e di modellare. Appoggiamo dritto con dritto. Larghezza della spalla. Alcuni qua non ci servono. E con l'aiuto di curvilineo tracciare la linea. E così abbiamo modellato la parte da dietro e la parte davanti. Tracciare una linea per appoggiare la manica. La manica è mezzo palloncino, arricciata sulla cuffia. La nostra manica ha la lunghezza di 25 cm. E adesso dobbiamo modellare. Dal centro mettiamo un 3 cm. Mi basta 3 e 3.
iniziamo a aprirli dalla parte di sopra fino in fondo alla manica, ma non tagliare di tutto, di lasciare 2 mm. In mezzo non apriamo, rimane intero. Appoggiamo il centro della manica. L'apertura sarà di 3 cm. Adesso con una linea dobbiamo arrotondare la manica. In questo modo così. Si fa il segno da dietro, la parte davanti e il centro. Il centro ce l'abbiamo di prima. Questi si possono buttare. Il cartamodello è pronto. Adesso dobbiamo iniziare il piazzamento. Dobbiamo fare attenzione che non mettiamo uno sul dritto e uno sul rovescio. Noi abbiamo appoggiato il tessuto sul dritto. Dobbiamo fare che combaciano spalla con la spalla. Il nostro tessuto è elasticizzato per orizzontale, per verticale e fermo. Lo dobbiamo appoggiare in questo modo, che abbiamo la vestibilità comoda. Il nostro top l'ho lasciato fino alla vita di lunghezza e ho pensato che per non essere troppo corto lascerò 3 cm per la sicurezza. La stoffa è abbastanza elasticizzata, non lascerò il centimetro di cucitura. Le riprese è meglio di farli segnare con filo da imbastire. Ci è rimasto un pezzettino di stoffa per la manica. Controllare il dritto filo. Non ci scordiamo di mettere il centro manica. La parte davanti, la parte da dietro. Possiamo mettere il segno solo la parte davanti. Abbiamo finito di tagliare il nostro top. La parte davanti, la parte da dietro e la manica a palloncino. Il cartamodello per adesso non si butta perché dobbiamo controllare la scollatura sempre, di fare sulla misura.
Per oggi abbiamo finito. Ci vediamo domani come cucire il top in paillette. Alla prossima da Atelier Braga!